In questo intervento io mostrerò un aspetto tecnico della SEO, che è quello del crawl budget optimization. Quindi vediamo un attimino come affrontare il problema. Allora, la definizione di Google sul crawl budget è che è il tempo e le risorse che Google vuole assegnarci, può assegnarci per scansionare il nostro sito. Quindi diciamo la sua ottimizzazione, quindi il lavoro che noi andremo a fare è definita CBO, quindi Crawl Budget Optimization. Quindi quello che diceva lei prima era questo, cioè io sono al telefono con lei parla, a un certo punto io perdo l'attenzione, in quel momento ho esaurito il Crawl Budget. Quindi diciamo questo qua è un modo divertente e semplice per spiegare la situazione, cioè Google in quel caso anche si scoccia e se ne va se c'è qualcosa che lo fa annoiare. Quindi diciamo, per capire un attimino come funziona il motore di ricerca, noi dobbiamo immaginare che, cioè non dobbiamo immaginare, è proprio così, lui fa tre passaggi. Quindi il primo passaggio che fa Google è la scansione, quindi lui sa che c'è una risorsa da navigare sul nostro sito, quindi visita l'home page, visita un'altra pagina, la scansiona, la mette da parte in una coda, quindi non quando noi creiamo una nuova pagina materialmente non viene subito, non è subito presente in un risultato di ricerca, viene scansionata e successivamente viene indicizzata. Per indicizzazione molto spesso si fa confusione, anche quando qualcuno mi contatta per un preventivo mi dice mi indicizzi il sito. L'indicizzazione è un processo che avviene naturalmente da parte di Google, quindi non c'è bisogno dell'intervento di un SEO o di un tecnico. Per cui l'indicizzazione è il processo in cui Google, una volta che ha scansionato il contenuto, lui lo salva e lo mette in un indice, quindi un database materiale per poi dopo farci delle valutazioni. Il terzo passaggio è il ranking, quindi capire quello che c'è all'interno delle pagine e assegnare un voto di pertinenza in base a quello che la qualità del lavoro che abbiamo svolto e soprattutto diciamo come il nostro sito è strutturato. Diciamo che questo intervento tratteremo solo il primo passaggio, perché è quello che senza il primo passaggio non avverrà il secondo, non avverrà il terzo, per cui è inutile che ci sforziamo a ottimizzare un sito al migliore dei modi se il nostro sito ha delle difficoltà implicite proprio nella navigazione. Quindi magari c'ha 1000 pagine che non riesce a navigare, oppure 1000 pagine che sono inutili. Quindi diciamo andiamo a trattare proprio questa tematica di scansione. Quindi andiamo a analizzare un attimo tutti gli aspetti di questo passaggio di scansione, e lo rappresento con un iceberg, perché partiamo dalla punta, che solitamente è l'home page. Quindi Google va sul nostro sito, ci può arrivare. In passato c'era una pagina per la segnalazione dei nuovi siti, attualmente non esiste più, quindi o si fa la segnalazione tramite Search Console, oppure si fa l'invio della sitemap, oppure si tramite un backlink. Quindi se Google rileva un backlink da un altro sito, sa che deve seguirlo e andare a fare insomma una scansione. Quindi parte dalla punta dell'iceberg, dalla home page, e pian piano scende giù nei vari livelli. Quindi più le cose stanno in basso e più hanno un livello di profondità maggiore. Quindi sarebbero sostanzialmente il numero di salti che o l'utente o il motore di ricerca deve compiere per raggiungere una determinata pagina. Chi ha seguito l'intervento prima di Elisa si ricorderà che lei ha parlato che in un e-commerce bisognerebbe convertire in tre passaggi, per cui anche per, indipendentemente dalla parte tecnica, c'è anche un aspetto di usabilità di un sito, per cui se per raggiungere un determinato prodotto io devo fare troppi passaggi, io mi troverò in difficoltà non solo con l'utente, col motore di ricerca, ma anche con l'utente. Per cui le pagine più importanti dovranno essere sempre a non massimo, diciamo, a un numero inferiore a 3 salti, altrimenti insomma sono quasi orfane sostanzialmente. Quindi successivamente all'home page il motore di ricerca navigherà queste foglie inferiori e troverà la parte superiore dell'iceberg, quella visibile, che possono essere le pagine normali, standard, diciamo la pagina chi siamo, presentazione, così via, le categorie, quindi un e-commerce, un blog che ha le sue categorie, i tag, che se gestiti bene non dovrebbero creare problemi, se gestiti male possono diventare un problema di crawl budget, di indicizzazione, gli articoli, le paginazioni e i filtri. Le paginazioni sono chiaramente quelle là, quando andiamo in fondo a una categoria, troviamo pagina 1, 2, 3, 4 e 5. Può capitare ad esempio un problema, cioè se sono configurate normalmente correttamente,
tu navighi normalmente le pagine, quindi il motore di ricerca va a pagina 1, poi va a pagina 2, poi va a pagina 3, non c'è nessun problema, però molto spesso ci può essere un problema di configurazione del server, per cui se io nel parametro in alto scrivo invece di pagina, l'ultima pagina è 7, io metto pagina 8, il server mi continua a rispondere ok, il contenuto esiste, mi restituisce sempre pagina 7, perché in quel caso il motore di ricerca proverà continuamente ad andare su next, 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 e quindi ci andrà sostanzialmente a inondare di richieste su, su pagine che non esistono. Idem per i filtri. I filtri sono I filtri sono quelli che solitamente troviamo in un e-commerce, dove praticamente ci permettono di filtrare per marchio, per range di prezzo, per colore o altro. Diciamo che se sono configurati monolivello, solitamente non creano nessun problema, quindi aiutiamo l'utente nella scelta di un prodotto, e anche il motore di ricerca potrebbe essere abilitato a scansionare queste pagine e non dovrebbe esserci problemi particolari. I problemi capitano sotto l'iceberg, quindi quello che è un po' quello che non dovrebbe, quello che Google non dovrebbe vedere e che molto spesso invece vede. Quindi affrontiamo un attimo i vari aspetti che vi segnalo tra poco. Quindi il primo problema che segnalo, che è un problema diciamo più frequente in passato, è stato, però attualmente ne vedo ancora, sono le URL parametriche. Cosa intendiamo? Quindi ad esempio, se noi vediamo qui sopra, abbiamo l'indirizzo www.sito.com/pagina.php, punto interrogativo, tutto ciò quello che viene dopo il punto interrogativo. Google è in grado di scansionarla, non ha problemi, però è prona ad errori, perché potrebbe sostanzialmente essere linkata da un sito terzo con un indirizzo sbagliato, perché magari è un modulo di ricerca, potrebbe essere un parametro session ID che è un parametro autogenerato da alcuni CMS, quindi diciamo che sarebbe meglio non utilizzare URL di questo tipo, indipendentemente dal consumo di call budget, ma proprio perché siamo nel 2019 e quindi quasi tutti i CMS oramai utilizzano il rewriting delle URL, quindi le famose URL parlanti, e quindi ci permettono anche di avere un'informazione che il motore di ricerca può leggere per capire di cosa stiamo parlando. Quando prima parlavo dei filtri, vi ho detto che solitamente non ci sono problemi. Il problema, Giuseppe, ti interrompo un attimo, ancora più vicino al microfono, perché il problema non è qui ma è nella sala di rimando, che ti devono sentire fortissimo anche loro. Okay, ti ringrazio. Scusatemi. Ok, grazie. Allora, quindi prima ecco, adesso penso che vada meglio. Allora, prima parlavo dei filtri e dicevo che solitamente non creano problemi se sono a singolo livello. Il problema può sorgere quando sono moltiplicabili. Quindi, ad esempio, noi andiamo su un e-commerce, selezioniamo un marchio, poi dopo andiamo a selezionare per esempio maglietta rossa, poi dopo lui ci permette di selezionare maglietta verde, quindi abbiamo un URL che si genererà maglietta verde trattino rossa trattino per esempio taglia. Ok, quindi in quel caso il motore di ricerca sarà costretto a scansionare ogni filtro e ogni sottofiltro creerà una moltiplicazione di innumerevoli indirizzi aggiuntivi, quindi il motore di ricerca sarà costretto a consumare risorse per trovare delle pagine che sostanzialmente sono quasi uguali o di valore nullo. Quindi la soluzione in questo caso qual è? Utilizzare il robots.txt, che è un file che ci permette di impedire al motore di ricerca la scansione di determinate pagine, o utilizzare l'attributo nofollow, che permette di indicare a Google che quel link non deve eseguirlo, quindi diciamo gli stiamo indicando che l'ho messo per gli utenti ma non deve scansionarlo. Andando avanti abbiamo il tag canonical, che solitamente nei CMS viene messo in automatico, quindi non è un qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare. È un salvavita, quindi ci permette di far sì che non si creino degli indirizzi duplicati, quindi non si possono creare più pagine che dicono la stessa cosa con indirizzi differenti. Però se noi nel sito andiamo a linkare delle risorse che sono canonicalizzate, quindi puntano a un altro indirizzo, noi stiamo dicendo a Google: guarda, vai a navigare questa pagina, lui la va a scaricare, scopre che esiste un'altra versione di questa pagina con un altro indirizzo, e in sostanza gli stiamo ammettendo che abbiamo commesso un errore e lui deve scansionare una seconda pagina. Quindi diciamo la soluzione è evitare di linkare queste URL canonicalizzate, quindi usarlo nel modo corretto, quindi su se stessa. Okay? Poi abbiamo i parametri di ordinamento, che sempre negli e-commerce sono un problema, quindi discendente, ascendente, per prezzo, per pertinenza. Anche in questo caso, se sono indicizzabili, ci vanno a creare un'emiriade di pagine sostanzialmente quasi tutte uguali.
Altro problema ce l'abbiamo con le pagine no index. Noi, molto spesso viene utilizzato, nel caso mio, per le pagine magari di servizio, che possono essere la pagina contatti, il carrello, la privacy policy. Non sono un problema se non c'è abuso, però se io linko un'intera sezione che non voglio più utilizzare, che voglio abolire, e utilizzo il tag no index, Google comunque è costretto a scansionare queste pagine per poi scoprire che le deve buttare, perché noi gli stiamo comunicando col tag no index, guarda, non indicizzarla, quindi dice, allora che cavolo me l'hai fatta scansionare a fare? Quindi in questo caso, insomma, non vanno linkate, ma vanno usate con parsimonia. Idem per gli orari 404, che sono fisiologici, quindi è normale che un grande sito può capitare di perdere una risorsa. Però sono anche una problematica da risolvere. Quindi noi, tramite degli strumenti, possiamo scansionare il sito e identificare eventualmente quelle pagine che non sono più presenti, e quindi andiamo a intervenire cancellando il link di riferimento, oppure andando a sostituire con una risorsa pertinente. Poi abbiamo le URL maiuscole e minuscole, che è un qualcosa che spesso non viene identificato facilmente. Quindi abbiamo la possibilità, per alcune tipologie di server, soprattutto i server Windows, che prende una stessa pagina può essere raggiungibile sia scrivendola in minuscolo sia in maiuscolo. Per Google fa differenza. Quindi io consiglio sempre di utilizzare le minuscole per convenzione, però non è un problema se abbiamo un URL tutto maiuscola, ma il problema è quando il server risponde in entrambi i modi, perché in questo caso praticamente il motore di ricerca potrebbe generare un duplicato e quindi consumare risorse. Anche i 301, idem come i 404, sono molto utili, sono super utili per quanto riguarda la migrazione da una pagina ad un'altra, ma dobbiamo fare attenzione che non siano linkati all'interno del proprio sito. Quindi noi facciamo una migrazione, spostiamo delle pagine, andiamo a cambiare un'intera sezione, però dopo tutti i riferimenti che abbiamo all'interno del sito non devono puntare alla risorsa vecchia, ma devono puntare alla risorsa nuova, altrimenti Google sarà costretto a scansionarla, e poi dopo noi stiamo comunicando, guarda che ti sei sbagliato, la pagina nuova è questa qui. In ultimo abbiamo siti multilingua, faccio giusto un accenno, perché non sempre, insomma, capita il problema, però se noi andiamo a generare, molto spesso mi dicono, mi fai il sito multilingua? Io dico, ma perché lo vuoi fare? E mi dicono, no, perché voglio espandere il mercato, ma ce l'hai un traduttore, ce l'hai un madrelingua? No, io lo faccio io col traduttore automatico e quant'altro. Però diciamo, in questo caso, se non è fatto bene, quindi se c'è l'illusione che si venda di più con un multilingua, è meglio che non lo facciamo proprio, perché attenti, andiamo a consumare veramente un sacco di risorse. Cioè, noi duplichiamo il numero di pagine di un sito per un qualcosa che poi non ci renderà nulla. Per cui, prima di intavolare un discorso di multilingua, pensiamoci bene, perché è un'attività parallela proprio, cioè noi dobbiamo immaginare proprio una persona che traduca, una persona che gestisca il customer care e quant'altro, quindi solo se, insomma, abbiamo la possibilità. E poi abbiamo le pagine private, carrello, login page, sono le ho indicate qui dentro perché appartengono al sottoinsieme deep web, quindi la parte sommersa, ma non sono utili per il motore di ricerca, quindi insomma non ci creano nessun problema. In fondo poi abbiamo il disalloy, cioè il robots.txt, che è uno strumento fondamentale per ottimizzare il crawl budget. Quindi noi, tramite questo strumento, noi indichiamo, guarda, ti è vietato di navigare questa singola pagina o questo percorso, quindi un sottopercorso, una sottocartella o quant'altro, e Google non potrà scansionarlo, cioè nel senso che non saprà quello che c'è dentro, se c'è un index, un canonical o quant'altro. Qual è il problema del robots? Che è uno strumento potente e pericoloso, quindi se lo impostiamo male rischiamo che il nostro sito scompaia, perché non ci sarà la possibilità per Google di scansionare l'intero sito o un'intera sezione, quindi se è usato male. È configurabile, quindi diciamo, noi dobbiamo decidere esattamente quello che dobbiamo escludere. Allora, perché è importante ottimizzare questo crawl budget? Quindi abbiamo parlato delle varie casistiche, ma perché è importante? Allora, diciamo, Google è un'azienda che investe tanto denaro per mostrare i risultati di ricerca e ci monetizza con i nostri siti. Per cui, chiaramente, consuma tantissime risorse, milioni di euro per scansionare tutto il web. Per cui, se noi facciamo sprecare tempo, sicuramente non sarà molto contento. Però ci sta anche un'altra considerazione da fare, oltre al discorso ok Google è cattivo perché non mi scansiona le pagine, c'è anche il discorso che se noi facciamo perdere tempo a Google, molto probabilmente ci sono delle altre opportunità per il nostro sito, quindi magari abbiamo bisogno di velocità di scansione, perché noi siamo
creando contenuti a raffica, e quindi in questo caso noi dobbiamo essere tempestivi e far sì che praticamente Google non perda tempo per altre pagine che magari non sono necessarie. Quindi chi si deve preoccupare del crawl budget optimization? Secondo le definizioni di Google, gli articoli che ha fatto, dice no, gli utenti webmaster non dovrebbero preoccuparsi perché noi abbiamo le nostre risorse, non è un problema vostro. Io invece dico no, preoccupiamoci perché abbiamo sicuramente tanto da perdere se non facciamo le cose per bene. Ho messo una postilla, a meno che tu non abbia un piccolo sito statico, quindi se avete il sito da 20 pagine di presentazione della vostra attività stile bigliettino da visita, non c'è nulla di crawl budget da preoccuparsi. Dobbiamo cominciare a ragionarsi insomma quando c'è un numero considerevole di articoli di pianificazione editoriale, di e-commerce e quant'altro, là in quel caso va sempre fatto un ragionamento di ottimizzazione del crawl budget. Quindi ho fatto un esempio io, per capire se effettivamente è necessario, quindi per dare dimostrazione di quello che dico, ho fatto un esempio, ho fatto una prova, ho scaricato i log del web server di un sito di notizie con 15.000 pagine indicizzate. Mi sono scaricato i log del web server, quindi io materialmente ho visto quante volte Google passa tramite l'user agent Googlebot. Ho filtrato quindi Googlebot, ho estrapolato tutte le date e le ore, l'ho messo in un foglio Excel, quindi giusto per calcolare quanto tempo passava da una chiamata ad un'altra, e ho verificato che la media risultante per questo sito era di 1,14 minuti, quindi ogni minuto e 14 secondi questo sito veniva scansionato da Google. Pertanto, per la dimensione che noi abbiamo calcolato di 15.000 pagine, per scansionare l'intera totalità del sito Google ci metterà 10 giorni. Questo cosa comporta quindi? Comporta che se pubblichiamo un nuovo contenuto nel momento che Google sta facendo questa scansione, esce per esempio una notizia scoop, una notizia interessante che dobbiamo pubblicare prima degli altri, succederà che prende Google deve nel frattempo scansionare tutte quelle pagine precedenti, poi deve capire che c'è un nuovo contenuto, quindi vi ho detto proprio all'inizio che lui prima scansiona, poi mette in indice e poi dopo fa ranking, quindi ha vari passaggi. E quindi nel frattempo poi Google deve fare tutti questi altre scansioni di altre pagine, quindi se il nostro tempo di scansione è ridotto per questo spreco, noi perdiamo delle opportunità, perché magari avremo il concorrente che prende il contenuto, magari se lo copia pure, quindi risultiamo che noi siamo i copioni perché c'è un crawl budget più basso, quindi insomma dobbiamo essere sempre tempestivi. Quindi facciamo in modo di alleggerire sempre il carico al motore di ricerca. Come facciamo a misurare questo crawl budget? Abbiamo varie modalità, quindi quella più diciamo a colpo d'occhio immediata è Google Search Console, che ci offre un grafichetto, cioè un grafico con dei numerini, e ci dice guarda che in questi giorni ha avuto un picco di scansioni, in quest'altro giorno ne ha avuti di meno, periodo alto, medio e basso con il numero di volte che Google è passato. Però questo strumento non è che ci dà un'informazione super utile, cioè perché ci dice semplicemente quante volte è passato, ma non perché o perché è diminuito o perché è aumentato, quindi è soltanto per un colpo d'occhio, quindi non ci dà informazioni aggiuntive. Seconda cosa, qua sembra un'immagine di Matrix con tanti numeretti, ma in realtà è quello che io vedo quando vado ad analizzare i log di un web server, quindi mi restisce una serie di righe quasi incomprensibili dove io vedo tutti gli utenti cosa hanno fatto, e io tramite l'analisi del log posso effettivamente sapere quante volte Google è passato, quale tipo di bot, quindi se è passato Google Bot, Google Bot News, Google Immagini e quant'altro, e posso fare delle analisi. Quindi il pro è che ho delle informazioni molto complete, il contro è che bisogna avere delle skill tecniche per lavorare su una tipologia di log del genere. Però ve lo sto indicando perché, giusto per indicarvi che c'è la possibilità. E i fattori che influenzano il crawl budget sono tre o quattro. Diciamo, quindi in primis abbiamo la popolarità del sito, quindi Google decide che meritiamo le scansioni se noi siamo più popolari, perché a lui conviene. Quindi diciamo, io so che apparente tu c'hai N backlink, N menzioni, diciamo se è un brand famoso, quindi se c'è Coca-Cola lui passa ogni minuto perché magari sa che pubblica un nuovo contenuto, quindi insomma la popolarità intrinseca del brand influenza il crawl budget. Poi abbiamo la velocità del sito, quindi se noi abbiamo un sito che risponde in 15 secondi per scaricare diciamo tutte le risorse, a un certo punto Google si scoccia e la volta dopo dice vabbè, prima passavo ogni minuto, adesso passo ogni 10 minuti perché tu mi fai perdere tempo. Quindi non smetterà di scansionarlo, perché comunque a Google piace vedere nuovi contenuti, però è un fattore che influenza sicuramente, perché se prima vi ho detto che se passava ogni minuto e 14 per scansionare un sito di 15.000 pagine, è ovvio che se il sito risponde in 2, 3, 4 secondi ci metterà più tempo, quindi
indipendentemente dal fatto che Google piaccia o meno, però è evidente che il sito deve essere veloce, e l'ha anche dichiarato in vari post che Google vuole un web più veloce, per cui insomma concentriamoci proprio sulla velocità sia del server che insomma del rendering della pagina. Poi vuole una struttura ordinata del sito, quindi non vuole che si passi da una categoria, poi dopo all'improvviso troviamo un post, poi dopo dentro al post troviamo un link da un'altra parte, quindi vuole una struttura ordinata che permetta sia all'utente che al motore di ricerca di capire dove sono ben collocati i contenuti. Una struttura ordinata ci permette anche di avere una navigazione più fluida da parte dell'utente, e quindi che possa arrivare rapidamente all'obiettivo finale. E anche la frequenza di pubblicazione è un fattore che influenza molto, per cui se noi pubblichiamo una volta al mese, lui imparerà, si tarerà su questi parametri e passerà una volta al mese, quindi diciamo, dice ok, io so che lui più o meno pubblica in quel periodo e quindi non passerà. Noi questo parametro lo possiamo forzare, quindi noi potremmo andare in Google Search Console e dire ho prodotto un contenuto nuovo, me la vai a scansionare, lui lo fa, però è una cosa, un'azione manuale, cioè se noi vogliamo lavorare grandi, vogliamo diventare grandi, vogliamo fare delle cose per bene, dobbiamo aumentare le frequenze di pubblicazione, però con contenuti utili, non è che pubblichiamo sciocchezze, insomma. Quali sono gli approcci di SEO Zoom al problema? Abbiamo creato due strumenti recentemente, quindi abbiamo in primo luogo abbiamo lo Spider, che è uno strumento molto utile, ma anche complesso sotto certi aspetti, perché ci fa una scansione completa del sito, ci dice dove stanno gli errori, ma non ci dice cosa dobbiamo fare, quindi è completo perché ci dice status code, ci dice le URL che non vanno, ci dice i title che sono duplicati, se sono troppo lunghi e quant'altro, però lo scopo di questa modalità è che noi vogliamo emulare esattamente quello che vede Google, e questa modalità vi permette di capire dove dobbiamo intervenire, quindi tramite questo insomma questo strumento possiamo vedere cosa può succedere. Io insomma per fare insomma mostrarvi quello che si può migliorare ho fatto una prova sul mio sito che non aggiorno dal tipo dal 2005, quindi è un ottimo caso studio che può essere utile per trovare degli errori. Ho scansionato il mio sito che è piccolino, però comunque insomma può essere utile allo scopo. In questo caso ci sono 384 pagine che lo Spider ha rilevato. Che informazioni ci sono utili in questo caso? Abbiamo 310 che rispondono con status code 200, quindi tutto a posto, non ci sta nessun problema. Poi abbiamo 53 pagine che rispondono con un reindirizzamento 301 e 21 pagine che rispondono con uno status code 404. Cosa vuol dire questo? Che prende Google deve perdere il 14% del tempo per scansionare due volte i reindirizzamenti 301, quindi lui deve andare su quelle là che io ho erroneamente ho linkato o avrò fatto qualche migrazione nel corso del tempo, non ricordo. Quindi lui 53 volte passa e noi gli diciamo guarda che la risorsa corretta è quell'altra e quindi deve scansionare una seconda risorsa, e invece il 6% lui passerà e dirà che mi hai fatto venire a fare se sono 404, e quindi in questo caso noi andiamo a intervenire. Come facciamo? Quindi per quanto riguarda i 404 è semplice, noi andiamo nella pagina che ci viene indicata come errore e vediamo da dove è linkata, potrebbe essere linkata da una o più pagine, e quindi andiamo a eliminare il riferimento, quindi eliminiamo il link o andiamo a sostituirlo con una risorsa funzionante, meglio magari in quel caso, se noi inizialmente avevamo previsto che ci fosse un link, magari lo sostituiamo con altro. Idem per i 301, quindi diciamo invece di linkare alla risorsa sbagliata, la andiamo a linkare direttamente alla risorsa finale, quella corretta. Altro problema che ho rilevato nel mio sito è quello riguardante i canonicals. Prima vi ho spiegato che il canonical è un tag che si utilizza per indicare guarda questa è la versione ufficiale del sito e quindi non è un doppione che sta lì per l'utente. Quindi in questo caso io mi sono trovato 236 pagine canonicalizzate, che sono il 75% del sito. Quindi prima erano 384 pagine che vi ho fatto vedere, 308 in questo caso, e lui deve perdere tutto questo tempo per capire anche in questo caso che c'è un errore. Che cos'era questa cosa dei canonical? In questo caso è un'opzione di WordPress che praticamente nei commenti c'avevo questo parametro reply to com, quindi reply to comment, quindi praticamente in ogni commento c'è un pulsantino che dice rispondi all'utente e Google doveva andare su questa pagina rispondi al commento e capire che poi in realtà non era uguale alla principale, con la differenza che scrollava sul punto del commento. Quindi come ho fatto a risolvere in questo caso? Io semplicemente sono andato al file robots.txt, quello file che vi ho detto prima che serve per impedire la scansione a Google, e io ho detto guarda
interrompi la scansione se trovi nel parametro questo reply to comma. Ok? Quindi, diciamo, come dicevo prima, lo strumento robots è potente perché ci permette di bloccare la scansione. In questo caso io ho risolto a monte il problema, cioè non mi sono andata a cervellare sul rimuovere il parametro dall'URL, perché lì potevo fare anche guai, perché magari perdo l'usabilità del discorso del rispondere direttamente a un utente. Però quindi ci ho messo questa stringa e ho risolto molto agevolmente. Poi abbiamo un altro approccio oltre al SEO Spider, che è la panoramica contenuti, che è un approccio diverso di vedere la SEO. Normalmente la vecchia scuola SEO diceva: prendi le keyword, vai a vedere quelle che puoi ottimizzare e facci a lavorare. Quindi, che ne so, magari si andava nella pagina, si andava a aumentare la keyword density, come diceva prima Elisa, nelle pagine, che è un, diciamo, parametro che adesso non viene proprio preso in considerazione, e quindi si lavorava per keyword. Oppure anche il cliente viene da me e mi dice: mi posizioni per 5 keyword. Io dico: guarda, non conviene lavorare per 5 keyword, perché non ha senso ragionare per singole keyword, ci sono tanti pesci nel mare, cerchiamo di prendere il più possibile. Quindi si lavora per pagine. Questo strumento ragiona per pagine, quindi va a vedere il contrario, cioè prende una pagina e ti dice come sta rendendo e come possiamo migliorarla. Rapportando in questo caso sul discorso del crawl budget, SEO Zoom ci dà un'opzione molto interessante, che proprio ci dice: guarda che ci sono per questo sito ci sono 5650 pagine che sono posizionate per un'enormità di keyword, 21.078, che fanno zero traffico. Quindi queste pagine qua non stanno rendendo. Ma anche sotto vediamo, ci sono 2000 pagine che portano soltanto 6.970, e quindi Google sta sprecando il 63% del tempo, del numero di pagine del nostro sito, per niente, perché non stanno rendendo. La maggior parte invece del traffico sta qua, su quelle che fanno una pagina singola, che fa più di 200.000 di traffico. Quindi ci sta un grosso problema in questo caso. Quindi che cosa possiamo fare? In questo caso, per il discorso che ci consiglia su Zoom, possono essere o pagine inutili perché sono state create appunto per errore, n.000 tag vuoti, possono essere pagine che effettivamente non servono, oppure sono pagine obsolete che magari sono linkate lontanissime, o sono pagine che sono effettivamente utili e che ne possiamo andare a ottimizzare. E quindi su Zoom ci offre la possibilità di capire quali sono queste 5650 pagine con le loro relative keyword e andare a fare un lavoro di ottimizzazione. E andiamo a vedere. Quindi in questo caso io ho cliccato sempre su questo... Ti interrompo un attimo, Giuseppe, per un aspetto riguardante importante la parte delle pagine che non rendono. Ovviamente noi ci stiamo riferendo a quelle che sono le statistiche rispetto alle scansioni delle SERP. Non dimenticate di controllare sempre anche Analytics, certo, nel valutare se una pagina possa essere utile o meno. Facevo l'esempio ieri mentre parlavamo di questo punto di un vecchio articolo che pubblicai in un blog di fotografia, che dal punto di vista del rendimento organico zero, ma quando pubblicai quella notizia, in due giorni l'articolo ricevette tipo 180.000 visite, e ad oggi, nonostante quel blog sia abbandonato a se stesso, è uno dei contenuti che più stanno rendendo. Quindi in quel caso ricordiamoci che Zoom ci offre quella che è la visione organica del rendimento. Controlliamo sempre anche da Analytics, se siamo noi all'interno del sito, di avere un match per capire. Poi niente ci vieta che una pagina che non rende dal punto di vista organico ma bene dal punto di vista social, di integrare le due cose. Certo, perché ovviamente insomma noi il traffico possiamo fare tante fonti, quindi comunque nel nostro caso ne controlliamo la parte organica. Quindi ritornando al discorso di ottimizzazione dei contenuti, in questo caso abbiamo, per esempio, ho cliccato su questa pagina di Westwing, guida pentole per induzione, ho preso una pagina a caso e lo strumento ci dice un'informazione interessante, ci guarda che ci sono 83 keyword migliorabili, traffico attuale 0 visite, potresti ottenere un aumento di 718 visite. Quindi solo su questa singola pagina, se la vado a ottimizzare, potrei potenzialmente ottenere questo traffico. Quindi sempre questo è il problema di capire il potenziale. È questo che se Zoom fa, scovare il potenziale, scovare i gap, quello che i competitor magari stanno sfruttando e noi non stiamo sfruttando. Quindi in questo caso ci dice: guarda che ci sono queste keyword potenziali, 83, che tu non hai mai inserito nel testo. Ora non voglio dire che basta inserire una keyword nel testo per posizionarsi, però sicuramente vale la pena tentare, che se una keyword sta a 23esima, pentole per piastra induzione sta a 23esima, è probabile, non sicuro, che possa entrare in prima pagina. Però insomma ci lavoriamo e vediamo un attimino come si ragiona, come funziona la cosa, anche perché questo Zoom ci permette poi di monitorare quella singola pagina con pianifica modifiche e ci permette poi di vedere nel tempo, dopo aver fatto una modifica, che cosa sta succedendo.
Quindi oltre al discorso di keyword assenti nel testo, abbiamo anche un altro concetto che ci offre lo stesso strumento, più in basso, che sarebbe l'intent gap, ovvero lì vedevamo le keyword che mancavano nel mio sito e che Google ci aveva posizionati. Intent gap invece ci dice: guarda che ci sono i tuoi competitor, quindi top 10 per una determinata keyword, che hanno utilizzato dei concetti che possono essere aggettivi, possono essere proprio delle keyword effettive, che magari non abbiamo considerato e che magari vale la pena di aggiungere nel testo. Quindi in questo caso abbiamo, vediamo un attimino, abbiamo fornelli, abbiamo adatte, abbiamo piani, quindi ci sono tutta una serie di keyword che hanno usato i nostri competitor e che noi no. Quindi insomma l'intent gap ci permette di andare a scovare quali sono le mancanze e andarle a colmare. Poi in ultimo abbiamo sempre in panoramica contenuti, a parte che abbiamo insomma tutta una serie di funzionalità sempre molto utili inerenti pagine principali con potenziale, con più keyword, quindi ci permettono di studiare un attimino quali possono essere altri contenuti che possiamo migliorare. C'è un'ultima sezione che abbiamo aggiunto, che è quella riguardante la cannibalizzazione. Che cosa si intende per cannibalizzazione? Si intende quando un risultato viene mostrato per un determinato sito, diciamo, per la stessa keyword vengono mostrati due URL differenti. Diciamo che il problema è in alcuni casi è un non problema, quindi se noi siamo in prima pagina con due risultati nel nostro sito non è un problema, perché ci aumenta la possibilità che ci possano cliccare, quindi aumenta il click through rate. Il problema sorge quando la pagina che si posiziona per prima è la pagina sbagliata. Esempio, potremmo avere il blog che tratta contenuti informazionali e l'e-commerce che vende. Se noi per esempio facciamo atterrare per vendita pentola induzione, facciamo atterrare il nostro sito sul blog anziché sull'e-commerce, potremmo avere una conversione più bassa, perché magari il blog deve prima convincere l'utente e poi dopo fargli fare la conversione, mentre sull'e-commerce magari acquisto di impulso, aggiungo al carrello e lo compro. Oppure potrebbe esserci un altro problema, che magari si posiziona prima il prodotto e poi la categoria del prodotto. E in quel caso potrebbe esserci un problema di prezzo, perché magari oppure di incompatibilità con quello che cerca l'utente. Quindi se il prezzo, abbiamo che ne so, un telecomando che costa 100 euro, un telecomando che costa 20 euro. L'utente cerca il modello del telecomando per la sua televisione, atterra sul prodotto da 100 euro perché magari è fatto d'oro, non lo so, per qualunque motivo costa di più, e quindi praticamente vede che costa 100 euro. Che fa l'utente? Prende e se ne va, perché dice: ma lo vado a cercare da qualche altra parte. Se fosse atterrato sulla categoria telecomandi, potrebbe aver avuto la possibilità di confrontare tutti i prezzi e quindi scegliere quello più adatto a lui. Quindi la cannibalizzazione in qualche volta è un problema, quindi va analizzata. E SEOzoom ci offre uno strumento che permette di andare a vedere quali sono le varie pagine che competono tra di loro. Quindi la cannibalizzazione può causare problemi col budget se abbiamo erroneamente creato più pagine che competono per lo stesso intent. Quindi in questo caso cosa si fa? Si decide il main content e si potenzia. Quindi se c'è la categoria che non si posiziona bene e si posiziona il prodotto, andiamo a creare magari un testo introduttivo, delle keyword adatte, cerchiamo di, oppure lo linkiamo meglio da qualche altra parte e facciamo in modo che si posizioni meglio rispetto alla pagina che è errata. Oppure ci sono tutte le pagine che non ci interessano, in quel caso non dobbiamo fare niente, non le facciamo leggere, le blocchiamo al motore di ricerca in qualche modo. Quindi per concludere, insomma, il crawl budget è da ottimizzare sempre. Ora, una volta che abbiamo ottimizzato il crawl budget, ci sarebbe il punto 2 e il punto 3 che vi dicevo all'inizio, che sarebbe buona indicizzazione e buon posizionamento, ma quella è un'altra storia, perché comunque dobbiamo chiaramente fare altri tipologie di interventi, come lavorare sui contenuti che ci spiegherà Gennaro e lavorare sui link che ci spiegherà Carmine. E ho finito. Grazie. Allora, ho già la prima domanda che ti mandano dalla sala di rimando. Mi è arrivata la prima domanda da farti, ovvero ci chiedono: una volta che le pagine sono indicizzate, saltare il disallow impedisce solo a Google di scansionare nuovamente, ma mantiene le pagine indicizzate, oppure indica a Google anche di deindicizzare? Aggiunge: so che per deindicizzare si può procedere da Google Search Console. Sì, allora praticamente quando mettiamo una pagina già esistente nel robots rimane nell'indice per un tempo indefinito, quindi supponiamo che abbiamo una serie di prodotti in categoria che non
tratteremo più e li andiamo a mettere nel disallowed, i robot assistiti continueranno a esistere, ma non, probabilmente non performeranno più bene, quindi all'inizio potrebbe essere ancora ricercabili. Uscirà uno snippet generico con il titolo che conosceva prima e con una dicitura: questa pagina non è più visibile a causa del robot, però comunque sarà ancora presente in indice. In quel caso converrebbe utilizzare magari prima un noindex e poi l'abbattiamo con disallowed, oppure utilizziamo Search Console, che c'è una procedura di rimozione URL che però è temporanea, quindi se non sbaglio sono 3 mesi, per cui praticamente una volta che l'abbiamo rimossa potrebbe poi ritornare. Quindi insomma, in questi casi qua potrebbe convenire il noindex e eliminare un riferimento a quella risorsa, quindi nel tempo poi andrà a morire. Grazie. O un 410 magari, se non esiste più il prodotto.